Carissimi amici e amiche, eccoci tornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica. Finalmente questa sera cambiamo argomento dopo diverse puntate, ahimè, dedicate all'approfondimento, peraltro, a dir la verità, neanche proprio esaustivo, esaustivo, però almeno l'essenziale siamo riusciti a dirlo del sesto comandamento. Oggi è il 28 di giugno, siamo alla vigilia, ma già dentro la festa dei Santi Pietro e Paolo, e al termine del mese di giugno, che è il mese del Sacro Cuore, per cui parte che già un po' ci pensavo, ma mi sembrava oltremodo adatto per quanto riguarda questa puntata trattare del sacramento dell'ordine, quindi del sacerdozio ministeriale. Non so se riuscirò a esaurire le molte cose riguardanti questo argomento in una sola puntata, però almeno lo prendiamo, diciamo così, subito al volo, ecco, non lasciando questo mese, senza appunto essere entrati dentro il sacerdozio che, come dice il Santo Curato d'Ars, citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, volevo cominciare proprio da qui, il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. Vorrei anche che questa catechesi rimanesse proprio con questo titolo, L'amore del cuore di Gesù. E queste nostre conversazioni, unica o doppia o tripla, non lo so prevedere adesso, vorrei tanto nelle intenzioni, se mi è consentito, avere una volontà purché sia conforme a quella divina, ecco, che abbiano questi effetti. Ecco. Dilatare ancora di più il cuore dei sacerdoti. Anche vescovi, non so se qualche vescovo ha tempo di ascoltare queste cose, insomma, che hanno ricevuto un dono talmente grande e che cercano, pur nella loro miseria e povertà, di poterlo vivere al meglio. Una componente essenziale, credo, di questo è il mai cessato stupore e gratitudine nei confronti di un dono così grande ricevuto. Possa aiutare quelli che magari ancora non capiscono, perché non è detto che lo si comprenda la grandezza del dono ricevuto, a riscoprirlo. Non c'è da stupirsi perché tanti battezzati, perdonatemi amici miei, mica si rendono conto della vita da re che potrebbero fare. Sono battezzati, ma fanno una vita, come dire, purtroppo non pochi di loro, specialmente di questi tempi, quasi paragonabile a quella dei pagani, per cui non è che c'è tanto da stupirsi, cioè il sacramento per il fatto di essere stato ricevuto non significa affatto che sia vissuto, stimato e compreso. Questo vale per tutti i sacramenti, purtroppo. Quindi quelli che non ne comprendono la grandezza, quelli che sono in crisi, d'accordo, che pur senza, come dire, avere svalvolato in qualche modo, però sono in crisi, magari pensano di lasciare il ministero e si sentono scoraggiati, si sentono demotivati. Il contesto attuale certamente non è, se si rimane su un piano umano, molto gratificante per un sacerdote, anzi, insomma, no, è tutt'altro. Vorrei, questo è un grande sogno, che magari aiutasse quei sacerdoti che purtroppo stanno tradendo il ministero, vivendo una vita non all'altezza della loro santità e per debolezza o per tante altre questioni su cui non è il caso di giudicare, e anche raggiungere il cuore di coloro che purtroppo ci sono stati. Speriamo di poter parlare al passato, ecco, che però hanno proprio scandalizzato, quindi anziché essere un aiuto sono diventati un ostacolo. Lo sentiremo dire dal catechismo, alla santificazione delle persone. Questo da un lato, però vorrei anche, per quanto riguarda, diciamo così, il fronte laico, se mi si passa, insomma, questa espressione molto molto infelice, che i fedeli laici potessero comprendere un po' meglio che cos'è il sacerdozio cattolico. E questo perché uno possano comprendere la grandezza oggettiva del sacerdozio, specialmente in alcune funzioni, a prescindere dalla minore o minore dignità, meritorietà, santità, di chi, è sacerdote. Se
secondo, perché possano pregare il Signore che mandi operai nella sua messe, possibilmente operai santi nella sua messe, ancora che possano pregare per la santificazione dei sacerdoti, perché quelli che sono più, grazie a Dio, meglio attrezzati possano perseverare e crescere sempre più e in santità diventare sempre più conformi all'unico sacerdozio di Cristo. Quelli che invece purtroppo ancora non sono all'altezza di comprendere tante cose lo possono scoprire. E soprattutto, se mi posso permettere, qui sarò un pochino imbarazzato perché purtroppo il mio non è un discorso che non posso svestire le vesti che porto, quindi può sembrare un discorso di parte. Però a me piacerebbe anche provare a sensibilizzare un po' i fedeli laici su come devono essere trattati i sacerdoti e da loro considerati. Perché ci sono alcune modalità, alcuni stili che sono, a mio avviso, del tutto non consoni. Cercherò di distinguere perché capite che dentro un orizzonte di questo genere alcune cose saranno, come dire, considerazioni e suggestioni mie personali, in parte elaborate durante la mia non lunghissima ma neanche brevissima esperienza di vita sacerdotale, trovandomi poi al mezzo del cammin di nostra vita, quindi sperando, come dice qualcuno, che insieme alla caduta dei capelli ci sia stato almeno, come dire, la crescita o la nascita, ecco, di un briciolo di saggezza, ecco, così la chiamava il cardinal Petrocchi, la saggezza, che non è ancora sapienza, però è molto utile per vivere un po' meglio la vita. Quindi cercherò, come sempre, di distinguere i due ambiti perché si capisca ciò che è di fede, ciò che insegna la Chiesa, e ciò che invece sarà una povera opinione personale di colui che parla, che in quanto tale è offerta certamente alla pubblica attenzione, se qualcuno vorrà tenerne qualche considerazione, ma evidentemente su un grado e su un orizzonte completamente diverso rispetto al resto, no? Allora, il Santo Curato d'Ars, qui cito l'ultimo numero che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica al sacerdozio, perché mi piace cominciare dalla fine, perché, cioè, dagli autori, e sono San Gregorio Nazianzeno, il grande San Gregorio Nazianzeno, detto San Gregorio il Teologo, grande amico di San Basilio Magno, il quale a sua volta era fratello di San Gregorio di Nissa, insomma, quindi erano tutti quanti fenomeni di un calibro non indifferente. C'è San Gregorio Nazianzeno, appunto, al termine in questo numero, e due frasi del Santo Curato d'Ars. Primo: il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, è l'amore del cuore di Gesù. La grazia che hanno ricevuto coloro che hanno ricevuto il dono del sacerdozio è incommensurabile. È un amore immenso. Io personalmente, ripeto, sono un pochino di parte. Ho cercato di trasmettere, e spero di esserci riuscito, tutto il mio personale amore, la mia personale stima, nella grandezza del matrimonio sacramento, che è una cosa meravigliosa. Io quando vedo una famiglia cristiana, se mi si passa, insomma, vado in estasi, d'accordo? Vado in visibilio. Però per un individuo di sesso maschile, io credo che la grazia del sacerdozio ministeriale, dopo il battesimo, che è la grazia più grande di tutti, io cre non credo che esista grazia più grande che Dio possa fare ad un essere umano. E vado un pochino oltre, comprese le grazie mistiche più straordinarie, cioè è più grande che ti fa vedere la Madonna o che ti dona il sacerdozio ministeriale. Non c'è nemmeno, senza che la Madonna certamente non si offende, non c'è proprio assolutamente la dubbia, è più grande che ti appaia nostro Signore Gesù Cristo o che tu abbia ricevuto il sacerdozio ministeriale. La domanda è retorica per quanto mi riguarda. Non esiste, cioè, perché l'apparizione di nostro Signore Gesù Cristo sarà una cosa meravigliosa. Io non, probabilmente non mi rendo conto di quello che dico, perché, cioè, non mi è apparso, cioè, nostro Signore Gesù Cristo per ovvie, diciamo così, motivazioni di assoluta indegnità. Dico, però
riflettendo, dico, l'apparizione quanto può durare? 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, facciamo un'ora, due, una giornata intera. Però poi è finita. Ti lascia soltanto la grande responsabilità di diventare un pochino santo e magari una grande nostalgia del cuore, ma tu con il sacerdozio stai in continuo contatto con il nostro Signore. Tu celebri la messa tutti i giorni, quindi per dire, cioè, devi, hai la liturgia delle ore che è la tua compagna fedele, insomma, no? E se entri bene dentro questo sacramento, cioè, adesso vedremo, insomma, che cosa, cioè, che cosa dicono i santi, è qualcosa di assolutamente meraviglioso, ecco, quindi fa un po' di tristezza, ecco, sentire quando qualche giovanotto teme il sacerdozio. Certamente c'è l'azione del diavolo qui dietro, perché il diavolo fa una cosa molto brutta, figlioli miei cari, con tutti noi. Ci nasconde le bellezze più grandi e ci sbatte in faccia come se fossero le più grandi felicità. Non un sacerdote, meno che mai, non può dire le parolacce, quindi per carità, insomma, che sono tanto detestabili, ma ci sbatte in faccia puro sterco, ecco, travestito da profumi francesi, insomma, ma quello che sbatte davanti è sempre puro sterco. Ecco, allora il curato d'Ars dice che il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. Non c'è un atto di amore più grande, a mio avviso, che mi possa fare ad un individuo di sesso maschile. E ancora il santo curato d'Ars scriveva, sto sempre citando il catechismo, ripeto, numero 1589, è il sacerdote che continua l'opera di redenzione sulla terra. Se si comprendesse bene il sacerdote qui in terra, si morirebbe non di spavento ma di amore. Questo credo che valga sia per il sacerdote stesso, sia per i fedeli dinanzi al sacerdote. Sarebbe un morire di amore. Si può morire d'amore? Certo che si può morire d'amore. Volesse il cielo che potessimo morire tutti quanti d'amore, insomma, no? Ecco. La morte simile a quella della Madonna, se si può chiamare morte, perché sicuramente la morte molto virgolettata, la pseudomorte, o meglio la dormizione, il sonno di Maria è stata l'ultima estasi d'amore, è l'amore che l'ha portata, certamente anche dopo il concorso del ministero angelico, da una parte all'altra, l'ultime vampate, ecco, irresistibile di un amore che l'aveva sempre tenuta col cuore in cielo. Ora, dopo il santo curato d'Ars, anzi, il catechismo viene prima, c'è un altro grande santo, appunto, che è San Gregorio Nazianzeno, introdotto in questo modo dalle parole del catechismo stesso, dinanzi alla grandezza della grazia dell'ufficio sacerdotale, i santi dottori hanno avvertito l'urgente appello alla conversione al fine di corrispondere con tutta la loro vita a colui di cui sono divenuti ministri mediante il sacramento. Chiaramente adesso queste esortazioni di San Gregorio Nazianzeno sono rivolte anzitutto ai sacerdoti. E io mi vorrei mettere veramente ai piedi di ciascuno di loro in ginocchio dicendo: per favore, ascoltiamolo, perché vale anche per me. Cosa dice San Giovanni Nazianzeno, San Gregorio Nazianzeno? Bisogna cominciare col purificare se stessi prima di purificare gli altri. Noi non possiamo fare i sacerdoti se non abbiamo percorso un profondo cammino di purificazione, certamente aiutati dalla grazia di Dio. Bisogna essere istruiti per poter istruire. Le labbra del sacerdote, si legge nel profeta Malachia, devono custodire la scienza, dalla sua bocca si ricerca l'istruzione. Un sacerdote non può parlare a vanvera. Un sacerdote deve essere istruito. In cosa? Non nelle scienze profane, ma nelle cose sacre. Un sacerdote deve conoscere bene, anzitutto, il magistero della Chiesa, la prima cosa che deve conoscere, perché di quello deve parlare. Deve conoscere bene le vite almeno dei santi dottori probati, dei santi. Deve riempirsi di queste cose, traboccare, per poter istruire. Bisogna divenire luce per illuminare. Come facciamo a essere luce del mondo se noi siamo tenebra? Come facciamo? Avvicinarsi a Dio per avvicinare a Lui gli altri. Ma come pretendi? Come pretenderemmo che le persone attraverso di noi si avvicinino a Dio se noi non fossimo i primi ad essere a Lui vicini? Quante ore passiamo davanti al tabernacolo, davanti a Gesù Caristia,
soli con lui? Punto interrogativo. Essere santificati per santificare, un sacerdote deve santificare. Alcuni atti di santificazione sono atti oggettivi, cioè non dipendono affatto dalla sua santità, ma altri, vedremo che il catechismo stesso lo dice, perché non può dirlo diversamente, altri no. Cioè un sacramento, così cominciamo, santifica sempre, ma una predica non santifica sempre. Bisogna vedere come è fatta quella predica. E come è fatta quella predica dipende molto dalla santità soggettiva del sacerdote, oltre che dalla sua istruzione e dalla cura della sua formazione. Essere santificati per santificare, condurre per mano e consigliare con intelligenza. Attenzione a questo termine. Condurre per mano, dolcemente, soavemente. San Pietro dice che coloro che presiedono non devono spadroneggiare sul greco. Devono condurli per mano, li prendono per mano, ti ci porto piano piano, ti ci conduco. Questa è l'arte del pastore, la carità pastorale. Non sono le bastonate, d'accordo? Ma è appunto il condurre dolcemente per mano e consigliare con intelligenza, carissimi confratelli, che questo vale per me, vale per tutti, con intelligenza. Consigliare con intelligenza. Arte difficilissima. Saper dare consigli intelligenti e che aprano le intelligenze e che abilitino le persone a comprendere quello che è da comprendere, senza decidere per gli altri. Consigliarli con intelligenza perché possano imparare a decidere per sé davanti a Dio. Prosegue, sono passi spettacolari. So di chi siamo i ministri, a quale altezza ci troviamo e chi è colui verso il quale ci dirigiamo. Quindi, di chi siamo ministri? Dell'Altissimo. A quale altezza ci troviamo? Quale altezza si trova? Si trova un sacerdote. Altissima. E che la gente oggi non te lo riconosca, caro confratello, d'accordo? O ti tratta, o ti maltratti, o ti disprezzi, o sia completamente indifferente, non toglie assolutamente nulla alla grandezza oggettiva e all'altezza oggettiva in cui ti trovi e a cui dobbiamo corrispondere, che la nostra vita deve essere all'altezza, per quanto possibile, di quell'altezza. Si perdoni il gioco di parole. Dice: conosco la grandezza di Dio e la debolezza dell'uomo. Siamo deboli, ma anche la sua forza. Attenzione! La debolezza dell'uomo, ma anche la sua forza. Qual è la nostra forza? Qual è la nostra forza? Siamo deboli? Sì. Aiutati e sostenuti dalla grazia di Dio. Se noi cominciamo il santo viaggio della santità, quel bellissimo salmo, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, la decisione, come noi non possiamo subire nessuna imposizione, contro la nostra volontà e nessuna violenza, ci possono fare quello che vogliono. D'accordo? Ci possono fare, ma non ci possono mai costringere a fare ciò che non vogliamo. Questo ricordiamolo sempre. Ci possono ammazzare. Guarda qua. Guardiamo i martiri. Tra poco qui sarà Santa Maria Goretti. Lei non voleva commettere un atto impuro. E non l'ha commesso, neanche subendolo come violenza, perché ha fatto il diavolo, si è ribellata, si è dimenata. È morta, ma non ha commesso un atto impuro. Perché? Perché la grande risorsa, la grande energia, la nostra volontà, che certamente, per carità, la sana dottrina cattolica è indebolita dopo il peccato originale, ma è anche rafforzata dalla grazia. La Chiesa insegna che chi non vuole, purché sia in grazia di Dio, non pecca.
Quindi non andiamo a crogiolarci in maniera, come dire, pietistica, piagnona o irresponsabile sulla nostra debolezza. Perché se Dio vede che tu sei risoluto e vuoi, sacerdote, vivere all'altezza di quello che sei, ma ti darà tutti gli aiuti possibili e immaginabili, purché tu ci metta quello che ci devi mettere tu. Ancora, questa grande presentazione da parte dei santi del ministero sacerdotale. Chi è dunque il sacerdote? Guardate che bella immagine. È il difensore della verità che si eleva con gli angeli, glorifica con gli arcangeli, il difensore della verità. Il defensor veritatis. Sempre dalla parte della verità, sempre. Con la verità non si può mai transigere. La verità certamente va detta bene, quindi va detta in forma opportuna e con la dovuta delicatezza, dolcezza, rispetto, a volte anche gradualità. C'è la legge della gradualità nella Chiesa, specialmente nella cura pastorale, ma la verità va sempre detta e mai omessa e va difesa contro chiunque. Fa salire sull'altare del cielo le vittime dei sacrifici. Questo fa il sacerdote. Noi celebriamo un solo sacrificio, non ce ne sono altri, che è il sacrificio dell'altare. Ma quello sale al cielo. La supplica della preghiera eucaristica 1 del canone romano, ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina. Questo diciamo al Signore nell'esercizio altissimo del nostro ministero. Condivide il sacerdozio di Cristo, sentiremo il catechismo, lo introduciamo, dice il sacerdozio, il sacerdote è uno, non ci sono altri sacerdoti. Ma come non ci sono? Non ci sono altri sacerdoti. Uno è il sacerdote, che è Cristo, così come uno è il sacrificio, che è il Calvario. Non ci sono altri sacerdoti né altri sacrifici, ma c'è chi rende presente l'unico sacerdozio di Cristo, che tra l'altro si comunica in due forme differenti, differenti per essenza e non solo per grado, che è il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ministeriale. E c'è un unico sacrificio, che è quello della croce, che viene ripresentato dal sacrificio eucaristico della Santa Messa. Stop! Fine. Condivide il sacerdozio di Cristo. Un sacerdote ha l'onore di condividere il duplice sacerdozio di Cristo. Il sacerdozio battesimale, quello per cui siamo abilitati a diventare santi. È il sacerdozio ministeriale, cioè quello che ci abilita a far diventare santi gli altri, quindi a lavorare per la santificazione altrui, che è la cosa in assoluto più nobile che possa esistere. Cioè, se al termine della mia povera vita terrena una sola persona, una, si fosse avvicinata al Signore e quando andrò dall'altra parte dirà: Signore mio, io ho creduto per il ministero di quel sacerdote, ma di chi vogliamo parlare? Cioè, questa sarebbe la cosa più grande che possa esistere in tutto l'universo. Condivide il sacerdozio di Cristo, riplasma la creatura, riplasma la creatura, restaura in essa l'immagine di Dio. Pensate che bello il lavoro del sacerdote. Le creature adesso sono rovinate, sono tutte quasi, sono messe male. Sono a volte anime buone, ma gravemente violate, irriconoscibili. Il sacerdote è un grande restauratore, perché, attenzione, è bellissimo questo termine. Noi nella Chiesa Cattolica siamo tutti restauratori. Wow! Si capisca bene il senso di questa espressione, perché non viene da me. Cioè, Dio le cose le ha fatte bene, tutte, non bene, benissimo. La furia distruttrice è la furia dell'essere umano, ma è una distruzione
che non può mai essere in questa terra totale e definitiva. Per cui la salvezza di un'anima è fondamentalmente la restaurazione in essa dell'immagine di Dio. È il riplasmare la creatura, è il far uscire fuori la parte più bella che ha e che gli ha dato il nostro Signore. E con la grazia ricevuta, portarla al massimo sviluppo, perché questa è la santità. La ricrea per il mondo di lassù. Un sacerdote porta per antonomasia nel mondo l'altro mondo. L'altro mondo. San Paolo diceva: se dipendesse da me, io vorrei morire subito, ve lo dico proprio francamente. Ed è bello che un sacerdote dica questo, io penso, perché se dice questo, certamente ci crederà che esiste l'altro mondo. Perché se uno dovesse vedere, Dio non voglia, un sacerdote che ha paura della morte, ma dice, ma cosa? Però San Paolo aggiunge subito, se è per il vostro bene, io sono disponibilissimo a rimanere, ma solo se è per il vostro bene. Il cuore sacerdotale del grande San Paolo, uno dei due festeggiati di oggi, no? La ricrea per il mondo di lassù e per dire ciò che vi è più di sublime, il sacerdote, è divinizzato e divinizza. Divinizzato il sacerdote. E divinizza. Se un sacerdote non divinizza, cioè non concorre a far diventare qualcuno divino da umano, non serve. Non serve. E un sacerdote deve essere consapevole di essere stato divinizzato, divinizzato. Cioè, la mia azione che io compio attraverso la mia umanità produce effetti divini. Io amministro i sacramenti, io e te, caro confratello sacerdote, che è ancora di più vescovo che stai ascoltando o che ascolterai se Dio vorrà, insomma. Quando io benedico, una persona viene benedetta, non c'è niente da fare. Se benedico un oggetto sacro, quell'oggetto è benedetto, non c'è niente da fare. Se impongo le mani, quindi posizione delle mani, è un gesto attraverso cui passa la grazia dello Spirito Santo. Ma non sono cose che io faccio in quanto sono io, d'accordo? Perché c'è stata una divinizzazione della mia persona che mi abilita ad agire, come sentiremo dire, in persona Cristi. Cioè come se fosse Lui. Cioè, e neanche come, in certe circostanze veramente lui ha agito attraverso di me. Ecco. Allora, ho citato il Catechismo della Chiesa Cattolica, ho solo letto il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi l'ultimo paragrafo. Diciamo che sto facendo esattamente tutto quanto un giro che non pensavo assolutamente di fare. Dato che siamo entrati in questa, come dire, variante assolutamente anomala, vado a prendere un punto del Catechismo della Chiesa Cattolica, prima ancora di introdurre il sacramento. Diciamo che oggi abbiamo fatto un pochino una lettura mistica, spirituale del sacerdozio, ecco, non dogmatica. E il 1550, che a mio avviso è uno dei numeri più importanti di questo catechismo, anche perché risponde a molte, come dire, perplessità e domande che sovente i fedeli si pongono. Leggo il testo del 1550. Questa presenza di Cristo nel ministro, perché nel ministro di Cristo, Cristo è presente. Per questo che il ministro di Cristo, come vedremo, va sempre comunque onorato. Io qui mi permetto di dare un consiglio a tutti quanti i fedeli laici. Un consiglio spassionato, mi dispiace, cioè, io lo devo dare anche se sono parte in causa, d'accordo? Io se potessi dirlo, vorrei dire fate quello che sto dicendo con tutti tranne che con me. Purtroppo non mi è data facoltà di dirlo, perché per quanto io non voglia scomparire, sono un sacerdote, quindi ce l'ho anch'io l'ordine sacro. Quindi vale anche per me quello che dico per tutti. E il consiglio che vi do è questo. Non macchiatevi del peccato di disonorare un sacerdote, chiunque esso sia, chiunque.
perché ciò è cosa sommamente sgradita al Signore. Ricordate gli esempi del grande San Francesco d'Assisi, d'accordo? Che tutti ne parlano, ma pochi lo imitano. San Francesco baciava le mani a tutti i sacerdoti. San Francesco veniva provocato in continuazione, mettendogli davanti, una volta c'è un fatto che era narrato nei Fioretti, gli portarono davanti un sacerdote che era una persona indegna, abietta, d'accordo? Non so fino a che punto, non so se si è macchiato di delitti tanto gravi come purtroppo è successo ad alcuni, ahimè, sacerdoti di questo malato tempo contemporaneo, però sicuramente ne faceva tutti i colori. E quando, siccome lui stava sempre a parlare, i sacerdoti, lui pensate che era così umile che non ci ha voluto diventare sacerdote, ha voluto rimanere diacono. Vedremo nel corso di queste conversazioni, tra un diacono e un sacerdote c'è una B, anche se sono gradi dello stesso sacramento, ma tra il diacono e il sacerdote c'è un abisso, c'è un abisso, un abisso. E lui non ha voluto diventare sacerdote perché si riteneva indegno di tanta altezza. E quando gli disse adesso onori pure questo, lui non c'è nessun problema. Lui ha preso il famoso bacio allo zoccolo del cavallo perché dice: a me non mi interessano tutte queste cose. Quando questo sale sull'altare e consacra, Cristo scende. Io non voglio sapere altro. Certo, San Francesco era una santità straordinaria e questo non toglie evidentemente l'obbligo gravissimo dei sacerdoti di curare la propria santificazione, perché San Francesco non vuole vedere altro, ma Dio lo vede l'altro. E se è un sacerdote che si comporta in maniera scellerata lo fa correre poi. Ecco, d'accordo? Però non fatelo voi. E non lo devo fare neanche io. Su quello che non si può parlare è sempre meglio tacere. Dice: ma come, quella è assolutamente una persona abietta. È proprio necessario andarlo a dire in giro? Taci e prega per lui, se vuoi un consiglio. D'accordo? Se vuoi un consiglio. Se poi si trattasse di cose, di pubblici scandali, l'unica forma in cui se ne può parlare, e in cui è opportuno parlarne, è se, quando la cosa è provata, però, attenzione, quando è certa, è segnalare la situazione a chi può porvi rimedio, cioè al superiore ecclesiastico, ordinariamente a un vescovo nei confronti di un sacerdote, o la Santa Sede, se Dio non voglia fosse una cosa che riguarda un vescovo, d'accordo? E basta. Perché nel sacerdote è presente Cristo, nelle vesti di capo e sacerdote sommo. Questa presenza di Cristo, però, nel ministro, quindi nel ministro è presente Cristo, però attenzione, leggo sempre, non deve essere intesa come se costui fosse premunito contro ogni debolezza umana, lo spirito di dominio, gli errori, persino il peccato. Cioè, essere stato consacrato sacerdote non è che ipso facto ti pone in una condizione di santità oggettiva sicché te simpliciter, dice. Come mai questo fa così? È pure sacerdote, ma il fatto che sia pure sacerdote lo pone soltanto oggettivamente su un piano elevato, non soggettivamente. Sacerdote sì, sacerdote dipende da Dio, santo sacerdote dipende dalla grazia di Dio in primis, ma anche da te. Vescovo dipende da Dio, santo vescovo dipende dalla grazia di Dio e anche da te. Cardinale dipende da Dio e dal Papa che ti ha nominato, d'accordo? Ma poi dipende anche, santo cardinale dipende dalla grazia di Dio e da te. Papa dipende da Dio che ti ha scelto e dai cardinali che ti hanno eletto, ma santo Papa dipende dalla grazia di Dio e dalla tua collaborazione con esso. Prima cosa. Secondo, la forza dello Spirito Santo, alla luce di questo contesto, non garantisce nello stesso modo tutti gli atti dei ministri. Questo vale a tutti i livelli. Cioè, quali sono gli atti strettamente garantiti dallo Spirito Santo? Questi noi dobbiamo saperli, perché sono quelli per i preti, per i vescovi e pure per il Papa. Gli atti strettamente garantiti, cioè lì
Non c'è nessuna possibilità che lo Spirito Santo non ci sia, non stia agendo. Quali sono? Per esempio, mentre nell'amministrazione dei sacramenti viene data questa garanzia, cosicché neppure il peccato del ministro può impedire il frutto della grazia, esistono molti altri atti in cui l'impronta umana del ministro lascia tracce che non sono sempre segno della fedeltà al Vangelo e che di conseguenza possono nuocere alla fecondità apostolica della Chiesa. Capito cosa sta dicendo? Al di fuori. Allora, l'unico atto di cui risponde lo Spirito Santo per tutti i sacerdoti e vescovi sono i sacramenti. 1. 2. Per quanto riguarda il Papa, cioè la certezza assoluta che quello che ha detto il Papa non è erroneo, si ha soltanto quando parla ex cathedra, non quando parla e nemmeno quando scrive un atto di magistero ordinario. Ma quando parla ex cattedra, come si dice, adesso non approfondiremo in questa sede questo argomento, eventualmente in un secondo momento. E i vescovi, quando riuniti in collegio e sempre insieme al Papa, intendono definire qualcosa a livello di fede e di morale. Basta, basta. Questi sono gli atti di cui risponde lo Spirito Santo, di cui in presenza di questi tu puoi stare tranquillo. Negli altri è chiaro che un ministro non è mai abbandonato completamente a se stesso, d'accordo? Però l'impronta umana lascia tracce, che non sono sempre segno della fedeltà al Vangelo e che possono anche nuocere alla fecondità apostolica della Chiesa. Quindi, ricapitolando. Istruzioni preventive. Chi è insignito del sacerdozio ministeriale è oggettivamente segno della presenza di Cristo. Oggettivamente. E in quanto tale così va considerato. 1. 2. Alcuni atti di questi soggetti sono garantiti dallo Spirito Santo. Non avere nessun dubbio. Dice, ma quel sacerdote. C'ha l'amica e ha celebrato la messa è valida, la comunione te la sei fatta, ha battezzato tuo figlio, è battezzatissimo. Cioè, c'è molta gente che poverina viene, come dire, traumatizzata. A me è capitato, insomma, di sentire cose di questo genere. Dice, ma ha sposato quel prete e poi ha lasciato il sacerdozio. Mo gli prende il panico. Dice. E magari c'era pure l'amante quando mi ha sposato. Nessun problema. Non ci sono problemi. Per queste cose non ci sono problemi. Nei ministri di grado superiore ci sono anche altre cose che sono garantite dallo Spirito Santo, cioè gli atti di magistero solenne straordinario, che sono quelli che ho spiegato. Quelli del magistero ordinario sono appunto assistiti dallo Spirito Santo, ma non certi al 100%, quindi infallibili. Oh, stiamo parlando degli atti di magistero ordinario, quindi non insomma di ecco. Ma le altre cose no. Quindi riverenza sempre, d'accordo? E come dire, affidamento nel senso di fidarmi, sì, in linea di massima sì. Ma sempre con attenzione, cioè non dando tutto per scontato, però rovolato. Guardate che oggi questo viene fatto in giro. E questo non si deve fare, non lo dico io, ho letto apposta il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché se no sono le opinioni personali di Don Leonardo, ma queste sono cose delicate. D'accordo? Se tu ti vai a confessare, la confessione è sempre valida, perché la validità della confessione. E tra l'altro anche la sua efficacia dipende principalmente dagli atti del penitente. Se tu sei pentito dei peccati che hai commesso e li confessi sinceramente, l'80% della confessione è fatta. Certo, la sentenza d'assoluzione del sacerdote ha valore costitutivo, quindi non è uno scherzo, no? Ecco, quindi, però, fondamentalmente nel ministero della confessione il sacerdote deve ascoltare e poi deve assolverti. Le due parole che dice di esortazione sono un di più. Quindi
ma proprio in senso stretto, la soluzione si potrebbe anche fare. Ti dico i peccati, sono pentito, dico l'atto di dolore e mi dà la soluzione. E mi dà la penitenza. Fine della confessione. Certo, chi cerca un confessore è stabile, è chiaro che, cioè, perché sotto questo punto di vista, da chi ti confessi? Ti confessi, non fa niente, d'accordo? Perché se tu ti confessi bene, chi ti assolve, ti assolve. Capito? Ci sono però altre cose, certo, se tu vuoi che la confessione sia anche, come dire, un momento in cui ricevi un'esortazione, come dire, un po' personalizzata, che ti aiuti a crescere nella santità, ti sceglierai un confessore. Ma il confessore si sceglie. Allora, nella scelta del confessore, vado dal primo che capita, io nelle catechesi passate, ma questo lo posso riciclare, no? Dico, vabbè, se tu vai, ti scegli come confessore o come padre spirituale, il primo che capita, facciamo un altro patto. Se ti viene un tumore, va in giro per il centro della città, il primo studio medico, oncologo, suona senza sapere chi è. Tanto è oncologo, d'accordo? Giusto? Oppure c'è un problema grave, legale, grosso, dove si rischia brutto, ti vai a fare un giro, studio legale X, diamo da questo. Capite? Cioè, tutti sono avvocati, tutti sono medici, che uno ci abbia il titolo, e i sacerdoti sono tutti quanti sacerdoti, ma su alcune funzioni dove l'impronta umana del ministro lascia il segno, è chiaro che tu devi stare attento a chi vai a fidare la propria anima, capito? Da un punto di vista soggettivo. Da un punto di vista oggettivo, la cura della tua anima, istituzionalmente parlando, ce l'ha il parroco, d'accordo? Cioè, i vostri parroci sono coloro che hanno la cura a nome della Chiesa della vostra anima, si chiamava un tempo il curato, il parroco. Ecco, solo che bisogna vedere se i malati accettano, come dire, le cure del parroco. Insomma, lo dice uno che è parroco ormai da tanti anni, questo non è sempre scontato. Ecco, invece i singoli fedeli però possono andarsi poi a scegliere il medico di fiducia, sulla base, come lo scegliamo noi, no? Insomma, cioè, io il medico di fiducia l'ho scelto dopo aver acquisito qualche piccola credenziale, d'accordo? E poi l'ho testato, insomma, no? Lo testiamo tutti quanti, quindi ho maturato una certa fiducia e per ora va bene questo medico di base, d'accordo? Poi si vedrà. Allora, abbiamo introdotto in questo modo un pochino particolare, un po', spero, conforme allo spirito di questo mese. Allora, che cos'è adesso il sacerdozio ministeriale? Adesso, il Catechismo della Chiesa Cattolica fa una trattazione molto, molto, molto ampia di diverse cose, che penso che sia un pochino eccessiva, ecco, stante lo scopo, diciamo così, divulgativo di queste catechesi. Invece non tratta di alcune questioni che secondo me andrebbero rispolverate, anche se le abbiamo un pochino viste, no? Per esempio, il celibato dei sacerdoti, che tutti quanti i temi caldi attuali, no? Per esempio, il possibile sacerdozio delle donne. Lo introduco così, no? Quindi, perché fuori del catechismo ci sono state interventi assai autorevoli che hanno definito e stabilito la perdurante disciplina della Chiesa su questi aspetti che sono, come dire, attuali e pastoralmente significativi. Questo perché? Perché scendere troppo nel dettaglio, presumo che a un battezzato medio non concorra molto, diciamo così, all'interesse personale, e ai sacerdoti. I sacerdoti sanno bene le cose che sono scritte qui, quindi non occorre ripetere, no? Comunque, molto molto in generale. Il sacramento dell'ordine è, come il matrimonio, definito come i due sacramenti al servizio della comunione. E abbiamo già visto, l'essenza di questo sacramento è partecipare il sacerdozio di Cristo, attenzione, di Cristo capo e pastore, al fine di concorrere alla santificazione dei battezzati, allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani, si legge nel numero 1547.
Tutti noi, in quanto battezzati, partecipiamo del sacerdozio comune o regale di Gesù, in forza del quale tutti noi in lui siamo sacerdoti, re e profeti. In che senso? Sacerdoti nel senso che siamo capaci di rivolgersi a Dio pregandolo e di ricevere tutti quanti i sacramenti della nuova alleanza. Profeti nel senso che siamo capaci di, a nostro modo, professare la nostra fede, rendergli testimonianza, quindi annunciare nel piccolo il Vangelo. San Francesco diceva prima con la vita, ma anche con la parola. E siamo re, nel senso che in forza della grazia ricevuta con il battesimo e con gli altri sacramenti, noi diventiamo capaci di dominare noi stessi, che è la regalità più difficile. Ecco, dominare noi stessi, cioè debellare il male, vincere i vizi, vivere le virtù, osservare i comandamenti, dire di no al peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ce l'hanno tutti quanti battezzati. Il sacerdote invece cosa fa? Il sacerdote partecipa del sacerdozio di Cristo in quanto capo e pastore e salvatore. E quindi che cosa fa il sacerdote? Non semplicemente riceve i sacramenti, ma amministra i sacramenti che servono alla santificazione altrui. Non semplicemente rende testimonianza con la parola alla fede, ma predica il Vangelo, annuncia la fede con l'autorevolezza della voce del capo e in chi possiede la pienezza del sacerdozio, cioè nei sommi sacerdoti che sono i vescovi, e poi tra essi occupa un posto del tutto particolare, il sommo pontefice. Questo viene fatto con quel particolare carisma che è il carisma di magistero. Quindi non soltanto l'autorevolezza della predicazione, che già viene in forza del presbiterato e per la verità già viene conferita con il diaconato, e questa sì, ma con il grado della potestà sacra, che è quello appunto di magistero. E poi guidano, quindi predicano il Vangelo, amministrano i sacramenti e conducono per mano, diceva prima, quindi guidano il gregge loro affidato dove? A Cristo, non a se stessi, a Cristo, ai pascoli erbosi, al paradiso. Si diceva anticamente che un sacerdote, ancora di più un vescovo, non entra in paradiso o all'inferno da solo, c'ha un seguito dietro. Se è un santo sacerdote, un buon sacerdote, si porta con sé in paradiso un sacco di gente. Se è un sacerdote non molto all'altezza, c'è il pericolo, Dio non voglia, che vada a fare una brutta fine lui e che purtroppo la faccia fare pure agli altri. Ora, attenzione, il sacramento dell'ordine chiaramente ha tre gradi, questo lo sappiamo tutti quanti, il diaconato, il presbiterato e l'episcopato. Allora, brevissimamente, qual è la differenza tra questi tre gradi? Il diaconato non è, pur essendo il terzo grado dell'ordine sacro, ma non ha natura sacerdotale, quindi non rende partecipi di quel particolare sacerdozio di Cristo, che è appunto il sacerdozio che gli esplica in quanto capo e pastore. Si dice nella Chiesa che il sacramento del diaconato, l'ordine del diaconato, viene amministrato per il servizio, per il ministero, non per il sacerdozio. Quindi, cosa non fanno i diaconi? Questo per renderlo semplice: non amministrano i sacramenti. Dice, ma come mai il diacono ha battezzato mio figlio? Il fatto che amministrino il sacramento del battesimo, o anche che distribuiscano la comunione con i ministri ordinari. Sapete tutti quanti, oggi sono anche ministri straordinari della Santa Comunione, perché di per sé, anche se poi la tradizione della Chiesa in certi periodi storici ha riservato questa cosa ai sacerdoti, adesso non entriamo in questo qui, ma di per sé la distribuzione dell'Eucaristia non è un compito, come dire, essenzialmente connesso al sacerdozio, anche se in certi periodi storici e anche con pareri autorevoli di, insomma, santi e dottori di un certo calibro, è stato poi riferito esclusivamente ai sacerdoti. Ai tempi di San Francesco era così. Ai tempi di San Francesco solo i sacerdoti toccavano l'Eucaristia e la distribuivano. D'accordo? Poi la disciplina della Chiesa si è, come dire, su questo
modificata, come del resto diversa era nei primi secoli dal cristianesimo, perché bisogna sempre distinguere quelle funzioni che sono proprio prettamente inerenti ad un ministero e quelle che magari gli sono state attribuite per ragioni di opportunità, di convenienza, che non sono da buttare via. Io sono sempre molto cauto, dicevo, siccome non è essenziale, allora lo fanno tutti che tanto non c'è problema. Io sarei sempre personalmente, questo è la mia personale, sempre molto molto cauto, insomma, perché le cose fatte per convenienza o per opportunità non sono state fatte così, ecco, che una cosa non sia proibita, non è detto che sia la cosa migliore da fare, d'accordo? Per il fatto che non sia proibita. Comunque, chiudiamo la parentesi. Il diacono proclama il Vangelo, quindi riceve il mandato di poter predicare il Vangelo, assistere il sacerdote nella liturgia e curare quell'aspetto particolare che è il motivo storico per cui il diaconato è sorto, che è il servizio della carità. Ecco perché il servizio, perché il diacono serve il Vangelo perché lo proclama e lo predica, serve il sacerdote alla liturgia perché svolge delle attività di servizio proprio a stretto contatto con il sacerdote, serve la Chiesa e in particolare i poveri nel ministero che esplica. Quindi capite, il diacono è questo. Con il presbiterato si entra in un'altra sfera, perché si entra appunto, si riceve il carattere sacerdotale. E questo, diciamo così, è visibilizzato nel fatto che solo nel sacramento della ordinazione presbiterale o sacerdotale, se preferite, si usa il sacro crisma. Nel diaconato non si usa il crisma. C'è l'imposizione delle mani, la preghiera consacratoria, ma non c'è quel segno particolare che è l'imposizione, la segnatura delle mani dell'ordinando, che è appunto la visibilizzazione della sua partecipazione al sacerdozio ministeriale di Cristo. Ok? Che lo abilita ad amministrare i sacramenti della nuova alleanza, anche se per il sacerdote, diciamo così, il sacramento che amministra per antonomasia in forza stesso del suo ministero è la celebrazione della Santa Messa. Il battesimo poteva farlo anche prima. Ma voi sapete che il battesimo ha come ministro ordinario il sacerdote e il diacono, ma il ministro straordinario del battesimo è ogni battezzato, cioè in pericolo di vita, qualunque battezzato può battezzare e non solo, anche, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del sacramento del battesimo, anche un non cristiano, anche un non cattolico, purché abbia l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, essendo il sacramento del battesimo un diritto, questo è l'unico sacramento a cui tutti gli esseri umani hanno diritto. L'unico, perché gli altri non si ha un vero e proprio diritto, d'accordo? Sì, però la Chiesa ne determina le condizioni. L'unica condizione del battesimo è che tu credi che Gesù Cristo è figlio di Dio. L'unica condizione proprio in senso stretto. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, dice Gesù. Che cosa? Credi tu questo? Che io sono il Cristo, il Salvatore dell'uomo, il figlio di Dio vivente. Se credi questo puoi essere battezzato. Questa è l'unica condizione. Perché un bambino che non può adempiere a questa condizione è battezzato, punto e basta. Perché è battezzato nella fede della Chiesa, e questo perché il sacramento del battesimo, per forza di quello che ha detto nostro Signore, è indispensabile alla salvezza ordinaria di un essere umano. Con l'episcopato si acquisisce la pienezza dell'ordine sacro. Che significa? Lo sapete che soltanto un vescovo può amministrare tutti e 7 i sacramenti. Vi spiego facendo degli esempi terra terra. Dopo che io sono ordinato, io posso celebrare la messa. Io non ho potuto confessare i fedeli fino a quando il vescovo non me ne ha dato licenza. Perché un sacerdote può ascoltare le confessioni solo se il vescovo presso cui è incardinato gliene ha dato la facoltà, che gliela può togliere per motivazioni ovviamente gravi e per indegnità particolari. E se un sacerdote, attenzione, confessa senza quella facoltà, non confessa nemmeno validamente, dicono i canonisti più accreditati, Quindi la confessione non c'è proprio, non è che è illecita, non è che fa un peccato a farlo. Perché questo è un retaggio
che è mantenuto in questo modo dell'antichissima tradizione della Chiesa in cui quando nacque il sacramento della penitenza, anche questo spero che l'abbiamo visto quando abbiamo parlato, adesso non mi ricordo più, il ministro del sacramento della penitenza era il vescovo e basta, non i sacerdoti. Lo stesso, la cresima tutti quanti sanno che il ministro della confermazione ordinaria è il vescovo e nessuno può amministrare validamente e lecitamente la cresima senza l'autorizzazione espressa, deve farci un decreto il vescovo, alla celebrazione. Ancora, sì, io posso sposare, posso assistere alle nozze, perché il ministro del sacramento del matrimonio, come ben sappiamo, sono gli sposi. Ma attenzione, io posso assistere alle nozze non in forza del mio sacerdozio ministeriale, no? Ma in forza del mio ufficio di parroco, perché soltanto i parroci possono assistere a nome della Chiesa lecitamente e validamente alle nozze. E se un sacerdote non parroco deve assistere a un matrimonio, deve avere la licenza del parroco presso la cui parrocchia il matrimonio si celebra. Quindi capiamo, no? Questo per capire la differenza col vescovo. Ancora, io non posso ordinare né diaconi, né preti, né tantomeno vescovi. Ma neanche un diacono, diciamo, come tu sei un prete, sei più grande di un diacono, quindi potresti ordinarlo. L'ordinazione è conferita validamente solo dal vescovo, che ha la pienezza dell'ordine sacro. La capiamo già subito da questo, come questo sacramento è strutturato per gradi, dove in primo grado abbiamo già visto non c'è carattere sacerdotale, perché è destinato al servizio, al ministero e non al sacerdozio. Nel secondo grado c'è già la dignità infinita, perché si partecipa realmente al sacerdozio di Cristo e si ha la possibilità di ripresentare il sacerdozio di Cristo e di ripresentare, offrendo il sacrificio dell'altare, il suo sacrificio della croce, che è la cosa più grande che possa esistere. Per Santo Tommaso d'Aquino dice, cioè, il fatto che il sacerdote, in forza della sua stessa ordinazione, possa fare questo, già è il top, d'accordo? Un vescovo ha la pienezza dell'ordine sacro e quindi può amministrare tutti e sette i sacramenti. Bene, la prossima volta completeremo un pochino il discorso. Oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo fatto questa presentazione, ecco, che è andata così, credo che sia andata bene, con quei numeri significativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, appunto l'ultimo e quello molto importante, appunto, che abbiamo visto, che è il 1550, e poi una prima descrizione, ecco, della struttura gerarchica di questo sacramento e del fine di ogni grado dell'ordine sacro. La prossima volta completeremo anche con riferimento a quelle particolari cose che ho accennato e che devono essere chiare, soprattutto nel cuore dei fedeli. Ecco, perché il sacerdote, insomma, anche queste dovrebbe averle abbastanza chiare, insomma, il tema del celibato e del sacerdozio delle donne, ma ne parleremo a Dio piacendo la prossima volta. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, ci vediamo alla prossima se Dio vuole. E come sempre, a presto.